8 dicembre 1965 si chiude il Concilio Vaticano II. Nel messaggio ai padri, Paolo VI scrive: Lascerete l'assemblea conciliare per andare incontro all'umanità e portarle la buona novella del Vangelo di Cristo e del rinnovamento della sua Chiesa, al quale lavoriamo insieme da 4 anni. Momento unico questo, di un significato e di una ricchezza incomparabili. In questo punto privilegiato del tempo e dello spazio, convergono il passato, il presente, l'avvenire. E prosegue Papa Montini: È per tutte le categorie umane che il Concilio lavora, è per esse che ha elaborato quella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, promulgata tra gli applausi entusiasti dell'Assemblea. Il Concilio, prima di separarsi, vuole adempiere a questa funzione profetica e tradurre in una lingua facilmente accessibile a tutti la buona novella che esso ha per il mondo e che alcuni dei suoi interpreti più autorevoli comunicheranno all'umanità intera.